anche Chanel che si arrampica sugli alberi, mi fa morire. Abbiamo piantato il rosmarino, quello che mi ha regalato mia zia l'altra volta come buon auspicio per la casa. Buongiorno raga, oggi vi accolgo con la mia colazione, cioè questa è la seconda crostata che mi prepara la mia vicina. Sono senza parole, oltre che ad essere una cuoca meravigliosa, è anche una persona stradolce, veramente, come i dolci che fa. Come potete notare da questi nuovi vlog che vi sto portando, sto cercando di guarire dalle mie manie di perfezionismo, infatti non avrei mai girato con il sole che mi arriva direttamente addosso in questo modo. Sono nella verandina, il punto che preferisco e amo di questa casa, adoro fare colazione qui, e vi dirò che la nottata è andata piuttosto bene, considerando che non ho ancora una camera. Ho dormito nel salotto con mio fratello, non ci sono ancora mobili a parte appunto la cucina e il bagno, ma devo dire che c'è una tranquillità, una quiete, la mattina si sentono gli uccellini, è meraviglioso. Anche nella zona in cui stavo prima era molto tranquilla, insomma mi svegliavo comunque con il canto degli uccellini, ma qui è ancora più tranquillo. Questa è soltanto la prima colazione della giornata, perché quando mi alzo presto io questa colazione la brucio in un attimo, quindi dopo ne faremo sicuramente un'altra al bar. Dico al bar perché sto per uscire, oggi devo fare una delle tante cose da fare quando uno si trasferisce, siccome più tardi verrà il tecnico ad installare il modem con internet e linea telefonica, che ovviamente ancora non ho, devo andare a comprare un telefono fisso. Farò anche una spesina di prodotti per pulire, già che sono fuori, così oggi avevo intenzione di partire dalla cucina. Questa crostata è qualcosa di spettacolare, amo la mia vicina con tutto il cuore, è meraviglioso. Cappuccini, caffè, dolcetto con crema e fragole per rallegrarci la giornata.
guanti gialli stile mamma di Dexter. Dexter! Si comincia con la cucina. Siete pronti? Non so se siete pronti. Da lì non si vede, adesso zoomerò. Vi faccio vedere questo primo angolo. Questa è la situazione. E questa è la parte sotto. Allora, qui c'era il frigo, però l'abbiamo fatto togliere perché comunque abbiamo già un frigorifero nostro più capiente. Qui ho preparato una bacinellina con acqua calda, alcol e ho messo anche un goccino di ace. Tutto ciò per disinfettare bene le superfici. Poi userò i prodotti appositi per pulire. Sentite, c'è anche il mio angolo. Allora, strizziamo bene. One eternity later. Sembra già più il mobile di prima. Brilla. Qui c'erano degli adesivi. Avete presente quei gancetti per le presine? Dobbiamo cercare di togliere questa colla qua. Ho preso una spugnetta di quelle che grattano. Vediamo se riusciamo. Ah, sono fiera di me. Questo mobile è tornato nuovo praticamente. Pensavo di non farcela, invece brilla. Utilizzeremo il prodotto per il legno. Questa era soltanto la prima parte, quella del grosso, insomma, dove abbiamo dovuto togliere lo sporco più radicato. Adesso faremo tutte le maioliche della cucina, sempre con acqua e alcol e un goccino di disinfettante. Facciamo questa superficie di granito, credo sia. Abbiamo fatto bene tutte le mattonelle. Tutto il legno lo abbiamo disinfettato. Ora passiamo acqua e alcol su questa superficie e poi iniziamo a passare il prodotto per il legno. Ora con un panno asciutto in microfibra e Floril Mobili, questo prodotto per il legno, iniziamo a passare tutta la cucina. Ok raga, facciamo un cambio guanti, gli altri li ho buttati, mi facevano schifo. Tornare a lavare i piatti dopo 2 anni di lavastoviglie, raga, mi sta venendo da piangere, però purtroppo qui dobbiamo ancora fare l'impianto idraulico, oltre a quello elettrico, oltre a tutto praticamente. Quindi sì, si ritorna alla vecchia maniera, si faranno i piatti con la spugna.
far venire pulite le fughe del pavimento. Vedete, qui l'ho già passato, ora lo passeremo meglio. Vi consiglio l'acido tamponato, ma dovete fare moltissima attenzione perché è un acido e quindi salgono dei vapori nocivi, bisogna mettere la mascherina, i guanti e fare veramente molta molta attenzione. Però ora vi mostrerò l'efficacia. Qui abbiamo messo l'acido e ora sta iniziando a sciogliere lo sporco, vedete? A few moments later. Momento pausa pranzo. Oggi vado di tramezzino, prosciutto e formaggio perché, raga, stiamo facendo la cucina a fondo. Non che non voglia cucinare, ma diciamo che per oggi la lasciamo stare la cucina, proprio perché la dobbiamo pulire bene 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 bene. Quindi per me questo pranzetto di tramezzino con prosciutto cotto e mozzarella filante basta e avanza. Questa prima parte della cucina l'abbiamo fatta e c'è un profumo di pulito che non avete idea, sono strasoddisfatta. So che non è una cucina moderna, è una cucina classica, una cucina di una volta, però già vederla un po' più lucida, brillante, che profuma di pulito, è un'altra cosa. Ora vi faccio vedere anche l'interno di quel famoso mobile che praticamente mi ha fatto togliere 5 secchi di acqua nera. L'ho utilizzato come dispensa, anzi no, scusatemi, proprio come credenza. Dentro ci ho messo tutti i piatti, mentre qua in basso ho messo delle pentole di coccio, cianfrusaglie varie della cucina, un fustino d'olio, una damigiana vuota, insomma, sai, quelle cose che stanno un po' in mezzo, non sai dove metterle. Ecco, io ho deciso di riporre un po' il tutto lì. In quest'angolo c'è il forno a microonde, sopra il portatisane con a fianco una bella scatola di biscotti. In quest'altro angolino, come avete già visto prima, c'è il frullatore e il bollitore, tutto rigorosamente color pastello. Da questa parte invece abbiamo fatto i fornelli e devo dire che abbiamo fatto il possibile, nel senso che sono puliti, ma secondo me sono da sostituire i bruciatori perché si vede che sono abbastanza consumati. Stessa cosa per il forno, però devo dire che non era poi così tanto sfruttato, quindi non ci è voluto molto a pulirlo, è venuto abbastanza bene secondo me. Per quanto riguarda il lavandino, finalmente lo abbiamo svuotato. Raga, ho ripreso a fare i piatti a mano. Dopo più di 2 anni di lavastoviglie, qua me la devono ancora collegare. E vi dico, raga, che è veramente un trauma tornare a fare i piatti dopo aver avuto la lavastoviglie. I migliori amici della donna non sono i gioielli, ma sono gli elettrodomestici, in particolare la lavastoviglie. E quindi non vedo l'ora che mi venga collegata, assolutamente. Comunque abbiamo pulito bene tutto. La cosa che è stata più difficile secondo me è stato il rubinetto, perché l'acqua qui è molto molto calcarea ed era veramente super opaco, mentre con l'anticalcare siamo riusciti a farlo tornare un po' decente, non dico brillante ma decente. È la panoramica della cucina per intero, ma io non ci sto provando, farò la ripresa un po' per intero. Ok, da questa parte abbiamo fatto i vetri e la parte del legno, insomma ci abbiamo provato anche qui. Purtroppo sono contro luce, non riesco a farvela vedere bene, però rispetto a come era prima, diciamo che anche da questa finestra è uscito parecchio nero. Spostandoci da questo lato abbiamo il tavolino. Abbiamo fatto anche tutte le piastrelle da questo lato, ho acceso una bella candela. Infine, ma non meno importante, il pavimento che abbiamo fatto con l'acido tamponato. Come potete vedere, le fughe sono venute pulite, non bianche perfette come volevo io, però è già qualcosa, insomma abbiamo tolto veramente il grosso, dentro c'era parecchio nero. Adesso ve le faccio vedere un po' più da vicino. Vedete, adesso comunque si intravede un po' di bianco, in alcuni punti è rimasto del nero, però dai, come prima volta devo dire che è andata molto molto bene. Dopo questo duro lavoro, adesso raga ci meritiamo un bel aperitivo. Visto che me l'avete chiesto in tanti, prometto che ricomincerò presto a fare i miei guadagnettina day. Allora, qua andiamo di salamini, qua andiamo di coni al formaggio, qua andiamo di patatine alla paprika.
Ovviamente il tutto accompagnato dal mio adorato spritz che adesso ci gusteremo qua fuori in veranda. Raga, il momento più bello della giornata. Sono stanchissima, ma stra soddisfatta del lavoro che abbiamo fatto. In questo mio aperitivo mi godo il tramonto. Io spero che questo nuovo format di pulizie estreme vi sia piaciuto. Se è così, mi raccomando, lasciate un pollice in su. Ricordatevi di iscrivervi al mio canale se non siete ancora iscritti. Seguitemi anche su Instagram, se vi va. E noi, come al solito, ci vediamo qui ogni settimana con nuovi video. E vi mando un grossissimo bacio. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away.